Intanto faccio il punto su quello che mi hai chiesto, molto sinteticamente. Allora, negli ultimi 70 anni noi abbiamo sperimentato 5 modelli economici abbastanza diversi fra loro, come accennerò e di cui si parla poi nel libro, ma tutti di tipo capitalistico. Che vuol dire un modello economico capitalistico? Che l'obiettivo cruciale è la valorizzazione del capitale, cioè tanto il capitale immesso in qualcosa, più il credito, la moneta, tutto quanto, e di più deve uscire fuori. Questo è il problema. Okay. Questa operazione può essere fatta in vari modi. Ecco il punto. Allora, durante i 35 anni di capitalismo espansivo, in cui crescevano anche i salari, eccetera, eccetera, l'obiettivo era la massimizzazione delle vendite. Questo massimizzava il profitto, portava sui salari, portava alti livelli occupazionali, ma aveva il limite di ridurre la quantità di profitto per unità di investimento. Quindi i proprietari non erano contenti, perché se anche i loro patrimoni si valorizzavano, tuttavia non contavano più niente. I capitalisti non contavano più niente. Nel capitalismo espansivo il capitalista conta sempre meno, perché chi decide è il manager che investe, investe, investe. E il motivo per cui si fuoriesce da quel capitalismo espansivo, che tutto sommato andava abbastanza bene, e sottolineo l'avverbio abbastanza, è che chi si trovava su posizioni più democratiche e quindi avrebbe voluto qualcos'altro, non capisce che insistendo su quel percorso si sarebbe andati fuori dal capitalismo. Cosa sarebbe successo? Non si sa. Però il punto cruciale, ed è ciò che non abbiamo risolto e c'entra la consapevolezza, è la questione seguente. Negli anni 70 l'umanità aveva realizzato per la prima volta il superamento della scarsità. Le capacità tecnologiche, scientifiche, eccetera, erano cresciute a dismisura. Non ha corrisposto una altrettanto grande crescita delle coscienze. E' quello il problema, è quello che è lì che è successo, è lì che è saltato tutto. E quindi questa insufficienza di consapevolezza, dietro cui c'era tutta una serie di problematiche, partiti, sindacati, le ideologie, eccetera, eccetera, ha fatto sì che invece di andare avanti si è andati indietro e ci siamo beccati questi altri 35 anni invece di incubo. Questo è stato il primo modello. Poi abbiamo visto quello con gli alti tassi di interesse obbligazionari, che era insostenibile perché rompeva il principio della solidarietà, dava al mercato compiti che non poteva svolgere e dura solo 12 anni perché nel 92 già finisce e viene sostituito dal classico capitalismo finanziario che dura ancora meno. Dal 92 al 2001, perché dura ancora meno? Perché è ancora più insostenibile, perché l'obiettivo del capitalismo finanziario è la valorizzazione del titolo in borsa. E per valorizzare i titoli in borsa, a parte i settori innovativi che sono ovviamente una parte, quella, la componente più grande dell'economia è produzione tradizionale, per ottenere il risultato di valorizzare il titolo in borsa devi ridurre l'occupazione di più di quanto non riduci la produzione. Quindi il capitalismo finanziario, come lo era stato prima della crisi del 29, è devastante per l'economia reale. Viene sostituito dal 2001 al 2008 da quello che io ho chiamato, perché poi dopo non c'è stata molta ricerca su questo tema, forse solo Paolo Leon, che più o meno diceva le stesse cose con parole diverse, da quello che io ho definito capitalismo ultrafinanziario, cioè in cui l'obiettivo è la massimizzazione nell'emissione dei titoli, cioè si fanno derivati su derivati, titoli tossici su titoli tossici, poi nel libro spiego quanto e perché, finché nel 2008 c'è la crisi anche di quest'altro capitalismo ultrafinanziario. Perché? Perché la massa della liquidità che le famiglie, le imprese, l'economia criminale immettono nelle banche è di meno della massa della liquidità che le banche perdono sulle piazze speculative, perché nel frattempo le banche sono diventati operatori finanziari e speculativi, e questo è il problema.
Quindi fallisce la Lehman Brothers, finisce l'interbancario, doveva saltare tutto. Invece intervengono pesantemente le banche centrali e arriviamo all'ultimo e vigente modello capitalistico, che si basa sempre sulla massimizzazione nell'emissione dei titoli, quindi non ha nessuna importanza che il titolo valga, anzi se non vale meglio perché circolerà più velocemente, però per evitare la catastrofe questi titoli poi si depositano presso le banche centrali, le quali, spingendo col bottoncino della moneta elettronica, le trasformano in moneta, perché ho capito, moneta elettronica, biglietti, banconote, monete metalliche, credito, alla fine è tutto un calderone perché è tutto denominato in moneta a corso legale, ho capito che è un gran casino, però funziona paradossalmente, noi non abbiamo né una crisi economica, perché come ho detto prima non è che manca il pane, la gente assalta i forni perché ha fame, non c'entra niente, è mal distribuito il reddito, ma i prodotti ci sarebbero, anzi ce n'è troppo, perché si buttiamo via il 43% del cibo che produciamo, quindi non è che ci manca, non c'è la crisi, non c'è nessuna crisi economica, l'economia va benissimo, produce quello che viene chiesto all'economia di produrre, non è che manca il lavoro, mancano le risorse, manca questo, manca quell'altro, c'è tutto, anzi di più. Ma non è neanche una crisi finanziaria, perché la finanza fa la finanza, cioè trasforma i titoli futuri, ancorché tossici, falsi, carta straccia, eccetera, in moneta sonante attuale, che è quello che deve fare la finanza. Quindi non c'è nessuna crisi economica e nessuna crisi finanziaria, è una crisi delle coscienze, perché c'è un conflitto fra le capacità produttive, le forze produttive e l'organizzazione sociale che non è risolto. E allora su questo dobbiamo interrogarci. Ultimi due modelli di capitalismo ultrafinanziario e ultrafinanziario collateralizzato, cioè col deposito dei titoli presso le banche centrali e produzione di moneta a go-go, è lontanissimo dall'economia reale, cioè paradossalmente la lascia libera, però senza liquidità. Il motivo è molto semplice, perché le banche comprano titoli speculativi, dopo esplodono, allora che fanno? Li portano alla banca centrale che gli dà moneta, e con questa moneta che dovrebbero farci? Il credito, ma non lo fanno, perché chi ha bisogno di credito ha bisogno e quindi non ha rating buono e non gli danno niente, chi invece avrebbe il rating buono e le banche gli pregano di prendere prestiti eccetera, non lo vuole perché dovrebbe investire se c'è la crisi, quindi praticamente se non c'è la ripresa, e quindi i nuvoloni della finanza diventano sempre più neri, ma non piove mai sul terreno arido dell'economia reale. Quindi cosa fanno poi le banche con questi soldi che ottengono in cambio di titoli tossici? Ci comprano altri titoli, e più sono tossici e meglio è, e questo continua, cioè la massa dei titoli tossici oggi è 54 volte il PIL mondiale, non so se ci rendiamo conto, altro che una volta come accade per i debiti pubblici nei confronti del PIL del paese, quindi è una cosa insostenibile, però regge paradossalmente. Ovviamente, siccome non arriva niente all'economia reale, probabilmente il prossimo passo sarà l'helicopter money, cioè anche forme di reddito di cittadinanza, di assistenzialismi, eccetera. Questo significa curare il sistema malato, ma non significa guarirlo. Qui tutti quanti propongono delle cure, anche queste crisi bancarie, eccetera. Bail in, bail out, sono tutte cure. Ma il paziente, cioè la società, le nostre società non guariscono, non possono guarire se non si cambia il sistema. Allora qual è il punto? Il punto è che la maggior parte delle produzioni oggi riguarderebbe attività e servizi immateriali, cura delle persone, cura dell'ambiente, eccetera, eccetera, le quali cose non le puoi fare perché lo Stato non ha soldi, perché i privati non ci possono investire i loro in quanto ci perderebbero, e allora è qui la soluzione, allora dobbiamo ripartire dall'economia reale, ripartire dai bisogni della società e sfruttare il fatto che siccome oggi scarsità non c'è e
la produzione di moneta non è legata all'oro, non è legata a niente, non costa niente, dobbiamo rifornire il sistema di tanta quanta moneta ne serve per creare la piena occupazione, ovvero la piena risposta ai bisogni della società, che si chiamano ambiente, che si chiamano anziani, che si chiamano bambini, che si chiama scuola, che si chiama sanità, che si chiamano trasporti. Questo è il punto. Poi lo Stato deve fare la sua parte con i suoi biglietti a corso legale e a circolazione nazionale, ma anche le banche possono entrare in gioco, perché la banca, quando fa un prestito, incredita se stessa, indebita il prenditore, ma non c'è nessun legame tra quello che ha dentro in termini di valori e il prestito. Il prestito è zero, è creazione. Allora chi lo prende poi lo invera con le rate che paga la banca. Quindi se la banca non incassa queste rate perché il prenditore va in perdita, non è una sofferenza, non è una perdita, non è un non performing loan, ma è solo un mancato arricchimento. Quindi si riduce la profittabilità delle banche, che oggi è il 90% come margine, è un margine operativo oltre il 90%, perché dovete calcolare tutto il prestito, interessi e capitale, che è tutta creazione, meno i suoi costi di funzionamento. Quindi praticamente se noi facciamo degli investimenti a perdere, e quindi siamo fuori dal sistema capitalistico, perché immettiamo più moneta, più credito di quello che poi ritorna all'origine, siamo fuori dal sistema capitalistico, però finanziamo tutte quelle attività produttive di cui abbiamo bisogno sul territorio, della gente, eccetera, eccetera, e creiamo la piena occupazione. Questa è un po' la prospettiva. Quindi dobbiamo lavorare sui tassi di interesse negativi e sulla ripresa di sovranità monetaria dello Stato. Questo è il percorso, avendo dei progetti che ci portano a rispondere ai bisogni della gente. Dobbiamo, la società nuova deve partire dai bisogni delle persone, corrispondere come? Col lavoro, ma non il lavoro del volontario, non il lavoro della casalinga, non il lavoro non remunerato. Deve essere il lavoro remunerato, perché quella persona che avrà uno stipendio andrà a comprare delle cose che ci sono, non è che andrà a chiedere dei prodotti che non ci sono e quindi c'è l'inflazione. No, non ci sarà nessuna inflazione oltre un certo limite. Certo, questo sistema poi va regolato, va studiato, va capito meglio, però questo è il futuro. È possibile, questo è possibile. Prego. No, volevo sapere se le banche, secondo te Nino, erano artefici del drenaggio della ricchezza un'economia reale a un'economia fittizia. Certo, perché certo, ma il motivo è che la banca presta 1 milione di euro, no? E poi vuole indietro 2 milioni di euro. Uno di capitale e uno di interessi. Quando arriva il capitale lo cancella dall'attivo, e quando arrivano gli interessi, solo gli interessi li calcola nel conto economico, sottrae gli interessi che deve pagare ai depositanti e i suoi costi di funzionamento, aggiunge la vendita dei servizi e dice ho guadagnato tot. Ma anche questo è fasullo, no? È stato contabilizzato male? No, non è questione di male. La contabilità corrente è quella che non corrisponde al fenomeno. Cioè, posso approfondire questa cosa per farmi capire? Allora, l'impero romano è caduto perché non aveva né il debito pubblico né la carta moneta, no? Per cui a un certo punto non avevano più l'oro per pagare gli eserciti e le monete non valevano più perché il signoraggio era andato a modo suo. Quindi praticamente i romani, dopo una certa fase dell'impero, hanno cominciato a comprare i prodotti dell'Africa e del Medio Oriente, e l'oro è andato da Roma verso l'Africa e il Medio Oriente. Quindi tutta la politica dell'impero di rapina, di guerra, di assassinio, l'ex romana e tutta questa roba qua, non, a un certo punto si è fermata. Quando l'impero si è fermato, non ha continuato a conquistare il resto del mondo, perché certo se andavano in India, se andavano in Cina, per ipotesi magari non riusciva, però era diversa. Così si sono fermati. A quel punto la rapina si è fermata, dovevano vivere solo di tasse, no? Oh. Però siccome spendevano di più e volevano avere prodotti che non producevano più al loro interno, si sono privati del mezzo principale di pagamento, che era l'oro.
Quindi l'oro è rimasto lì a disposizione, che poi sarebbe arrivato di lì a poco, non a caso l'Islam, che quindi erano ricchi e stavano bene, ci hanno quasi conquistato grazie a questo meccanismo. I romani non hanno potuto neanche rimettere in piedi il porto di classe, a quel punto non potevano più portare le truppe al di là dell'Adriatico e non era più difendibile niente. Se avessero avuto il debito pubblico o qualche altro marchingegno avrebbero potuto fare qualcosa. Dopodiché ci siamo trovati nell'epoca del cosiddetto Medioevo, eccetera, eccetera. Come usciamo dal punto di vista della storia monetaria dal Medioevo? Con i Templari. Cosa si inventano i Templari? Che praticamente loro fanno delle lettere di cambio per consentire agli operatori di non trasportare l'oro. Noi siamo guerrieri, dicevano i Templari, noi difendiamo il vostro oro nei nostri castelli, vi diamo la lettera di cambio, tu se da Roma ad Anversa devi portare 10 kg d'oro, non carichi il cavallo che poi te lo prendono i banditi, ti ammazzano e ti devono l'oro, tu hai solo sta lettera di cambio e vai ad Anversa con la lettera di cambio e lì ti danno i 10 kg d'oro. In realtà che fanno i Templari? E lì comincia il credito moderno, cominciano a emettere molte più lettere di cambio dell'oro che avevano. Così. Ovviamente per fare un'operazione del genere, secondo voi lo raccontavano in giro come io adesso vi sto raccontando? No, è tutto segreto, tutto segreto. Quando a un certo punto Filippo il Bello, il Papa, eccetera, dice beh, questi contano troppo, sono troppo importanti, sono troppo grossi, eccetera, eccetera, allora eliminiamoli e Filippo il Bello dice come ho bisogno di oro, mo me la da beccare. E quindi ammazzano i Templari e vanno a prendere l'oro dei Templari. Non c'è. Dramma, eccetera, vengono fuori i banchieri italiani che cominciano, i Lombardi si chiamavano i primi banchieri. Allora che fanno i primi banchieri? Mettono le monete metalliche, auree, argente, con il loro valore, i loro concambi, eccetera, eccetera, e danno le note di banco. Ovviamente, secondo voi, che rapporto c'era fra la moneta sottostante e le note di banco? Nessuno. Cioè, sì, certo, loro dovevano calcolare che poi qualcuno andava con la banconota per prendere le monete, ma questo qualcuno costringeva ad averle un po' di monete per darle in cambio, ma guai che tutti fossero andati. E quindi cominciano a girare queste banconote, queste note di banco, che poi saranno il banconote. Poi gli stati cominciano a fare le monete, il signoraggio, prendono un po' di oro e fanno un po' di monete, poi dopo fanno le guerre, perdono le guerre, non vale più niente, succede la catastrofe, poi insomma ci evolviamo così, però fondamentalmente il meccanismo è quello, cioè da una parte c'è un sottostante, dall'altra c'è un qualcosa che gira, oggi è moneta elettronica, oggi è credito così, non so se mi spiego, però non c'è più il sottostante, non c'è proprio, nel senso che quando c'è scritto sulle banconote cambiabili e pagabili, da che? Perché ti do 20 euro, mi dai due banconote da 10, ma non è che c'è niente, quello è così. Allora questa cosa va messa a servizio dell'evoluzione dell'umanità. Adesso noi dobbiamo togliere i veli, raccontare come funziona realmente la banca e mettere questa funzione a servizio dei bisogni della comunità. Questo è il mio progetto, diciamo, dal punto di vista così. Come dice Crozza, Crozza aveva avuto il mio libro, che era appunto sulle banche, no? E allora aveva fatto questa battuta, dice segnatevi il nome di questo economista, qualcuno l'avrà visto, perché insomma io l'ho visto alla Crozza, no? Alla TV. Ha detto cioè, segnatevi il nome di questo economista, Nino Galloni, ha detto come le banche dovrebbero funzionare e soprattutto pagare le tasse, segnatevi il nome perché scomparirà. Quindi le banche dovrebbero svolgere una funzione pubblica. Sul territorio, cioè. Sul territorio. Di sviluppo. Quindi, gli agenti di sviluppo sul territorio. Quindi banche che si comportano come oggi sono contrarie all'articolo 47 della Costituzione in modo palese, dove si dice che la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, perché
il risparmio è collegato al lavoro. La persona lavora, qualcosa può risparmiare, la Costituzione prevede che questo risparmio sia funzionale all'acquisto delle case, della casa di abitazione, dei piccoli terreni agricoli. Quindi c'è un progetto costituzionale, questo progetto costituzionale è quindi attuabile, secondo te? Allora, qui dobbiamo distinguere risparmio e risparmio. Un conto sono le scorte che uno fa perché più o meno servono anche tecnicamente, e un altro conto è la paura di essere soli, di essere indifesi, che se ti ammali non sai come fare, che come farai a mandare i figli a scuola, se vuoi fare qualche cosa. Allora questo fa crescere il risparmio, però quella è una sottrazione rispetto al circuito economico. Quindi il risparmio è anche collegabile con una certa avidità, accaparramento, mettere da parte, tenere. Quindi in una economia nuova, in una società nuova dove c'è la solidarietà, dove lo Stato interviene se ti ammali, interviene se hai una necessità, eccetera, eccetera, di tutto sto risparmio non c'è bisogno. La Costituzione poi prevede questo. Poi se vogliamo collegare il risparmio al discorso della casa, questo e quell'altro, sono tutti discorsi possibili, però ecco. Però diciamo, voglio dire, capite che il progetto costituzionale, come vi dicevo ieri, è quello di non ricadere nel modello liberale, liberista. Perché quello si era già sperimentato, prima guerra mondiale, fascismi, eccetera, eccetera. Quindi era un altro modello economico, i costituenti nei lavori preparatori lo chiariscono benissimo. Ora, un movimento di idee potrebbe essere, quindi, collegare economisti come te ai giuristi, come Barra Caracciolo, come persone che l'hanno studiata molto bene, Paolo Maddalena, Marco Mori, qui abbiamo in sala, ci abbiamo Marco Giambelli. Ecco, la mia domanda che ti farei è questa. Dunque, se c'è una metafora, può essere, l'economista sta all'economia di una società quanto un medico sta alla salute di un paziente. Se io come paziente vado da un medico e mi dico, c'è il morbillo, te devi pigliare questa medicina, vado da un altro, no, difterite, un altro dice, no, c'è la sifilide, io che faccio come cittadino, cioè, capite certo. Di cosa parlo? Allora, quando vai su YouTube hai molti video, poi ci sono tanti libri e alcuni di voi concordano su alcune cose. Allora, la mia domanda è, ma non sarebbe sensato che voi economisti critici che volete proporre qualcosa di nuovo, vi riuniste seriamente, superando le cose che sai, in modo magari con cittadini che vi aiutano, in modo che vi riuniste di lì e uscite con un progetto comune, insieme ai giuristi che sanno cosa dice la Costituzione. La Costituzione italiana non è da buttare via. Allora, se accadesse questo, uscirebbe un tipo di pensiero nuovo, naturalmente insieme ai filosofi, sto parlando di quello che stiamo cercando di fare qua, ma capite che se ogni economista ci dice la sua ricetta, però in contrasto con un altro, e non si parlano manco, è brutta questa faccenda. Allora, per esempio, c'è Bagnai che ha certe idee, ecco, tu ne condividi quelle di Bagnai in parte, in linea di massima, sì. Potresti essere vicino, sì, sì. Rinaldi, sì, certo. Certo, quindi Rinaldi, Bagnai, siete già tre, non so, Vladimiro Giacchè, sì, sì. Quindi siete già sufficienti, poi c'è anche Borghi che parla di certe cose, certo, le mettiamo, sono già... Sì, no, volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda la medicina ho i miei dubbi, nel senso che secondo me la funzione del medico non dovrebbe tanto essere quello di prescrivere le cure o capire le malattie, che ovviamente già sarebbe un passo avanti, ma quello di mantenerci sani. Certo. Quindi i primi medici siamo noi stessi, perché siamo noi che siamo sovrani di noi stessi e determiniamo la nostra salute e la nostra malattia. Siamo d'accordo. Ok, portiamo questo nell'economia. Cosa succede? Che fino agli anni 70 era il politico che decideva dove andare, poi l'economista gli poteva dire stai esagerando, no questo si può fare, no questo non si può fare. Dopo gli anni 70 invece è stato l'economista che ha deciso che si poteva fare una e una sola cosa, si poteva solo fare il mercato liberista, bisognava che il debole soccombesse davanti al forte perché così c'era la selezione naturale, e tutte queste cose che ci hanno portato alla catastrofe. La nostra scuola è stata eliminata, non si poteva più insegnare la moneta nelle università. I keynesiani sono stati. Allora,
tra quelli che sono morti di malattie improvvise e inspiegabili, quelli che sono morti tutti in incidenti stradali di due camion che ti schiacciano in mezzo, quelli che sono stati rapiti, quelli che sono stati ammazzati dal terrorismo, quelli che non sono scomparsi come caffè e bene o male con sicurezza non si sa che fine abbiano fatto, ma com'è che quelli che erano malati e non guidavano bene la macchina e venivano colpiti dagli estremisti di destra e di sinistra eccetera, tutti di scuola keynesiana? Cioè non è morto un monetarista, non è morto un liberista, tutti sani, tutti provetti guidatori, tutti. Mi spiegate sta cosa? Allora, conclusione. Non è che gli economisti si debbono riunire per dire come deve andare l'economia, no, sono i politici che devono esistere, svolgere la loro funzione nell'interesse del paese e dire dobbiamo fare questo, cari economisti, diteci come, ecco è diverso, capito? Perfetto, molto chiaro, molto chiaro. Si ritorna alla politica finalmente. Certo. Allora, il problema. Se i politici vengono manovrati dalla finanza. Appunto. Allora, oggi purtroppo la politica sappiamo cosa ha fatto. Quindi forse è un momento. Ma non è neanche politica quella lì, occupano le poltrone, fanno quello che possono. Allora, oggi forse è un momento, come è successo nel 43, 44, 45, finalmente nel 46, che però si è fatta un'assemblea costituente. In quell'assemblea costituente si è parlato di politica, di diritto, si è parlato di cose di questo tipo. Oggi le persone sono talmente confuse che come accade una persona che non sa che diavolo deve mangiare. Se vai da uno non ce la fa, non abbiamo più un contatto con noi stessi, l'abbiamo perso, e quindi andiamo a cercare a destra e a sinistra delle ricette. Quindi totalmente d'accordo su quel che dici. Allora, ma adesso come adesso è un momento particolarmente difficile, forse un momento di riflessione collettiva in cui gli economisti fanno la loro parte, giustamente, ci saranno i politici che diranno noi vogliamo questo. Una maieutica. Una maieutica. Allora, ma questo, sareste disposti voi economisti a darci una mano, dire noi vi diciamo cosa vogliamo, più o meno l'abbiamo certo. capito. Ecco, allora sarebbe. Se no che facciamo? Allora certo. sarebbe possibile riunire voi insieme a dei cittadini responsabili che. Diciamo più che possibile è necessario. Necessario. Allora, quindi ci vorrebbe un think tank certo. di persone che lavorano su questo tema, mettendovi insieme, perché voi fate tante belle conferenze a destra e a sinistra, scrivete dei libri, ma poi parte qualcuno che li legge anche, ma sono una minoranza comunque. Ecco, invece cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe qualcosa che incida profondamente, perché i cittadini finalmente hanno capito, qui non dovremmo essere 200, dovremmo essere 200.000, e cominciamo a capire che o ce ne occupiamo noi o è finita. Sì, però considera che prima del 2005, e io sono operativo da 30 anni prima del 2005, una cosa del genere, ma non ci venivano manco 4 persone. Ecco, certo. Cioè io ho fatto dei convegni 10, 20, 30 anni fa, in cui quelli che organizzavano venivano da me e dicevano ma io l'ho detto a questo, l'ho detto a quell'altro, a sala vuota, e per quello c'è da fare, quello è il bambino che c'ha la febbre, quell'altro è cos'ha, quell'altro così, quell'altro quella, e la sala era vuota. Poi si sono cominciate, dopo il 2011, grazie a Monti, si sono cominciate a riempire le sale, perché ci portava la catastrofe a una tale velocità che io lo rimpiango, perché guarda, veramente io mi sono trovato nel giro di pochi mesi che ho dovuto lasciare i miei corsi di subacqueo eccetera, perché tutti i weekend mi chiamavano per fare delle conferenze, cosa che prima me ne capitavano 3-4 all'anno, no? Ho dovuto umiliarmi a chiedere i rimborsi spese, perché prima non avevo bisogno, dopo sì, perché tutti i fine settimana, alla fine voglio dire, erano, sono arrivato a fare 100 conferenze all'anno, cioè ho 30-40 mila euro di spese di trasporto, di albergo, di cene fuori eccetera, non potevo permettermi di metterceli di tasca mia. Prima non si poneva il problema di rimborsi spese prima, no? Perché certo, ci sono rapporti di tanto. Va bene, perciò allora, voglio dire, un progresso c'è. Cioè, progresso c'è, quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione. Lavori come questo, secondo te, quindi sono utili come stiamo facendo noi? Immagino di sì, se no. Ecco. Benissimo, ok. Quindi, prossimo incontro sarà Nino Galloni,
Alberto Bagnai, Borghi, tutti ce li abbiamo, tutti, e se non vengono li andiamo a prendere con la camionetta. Ecco, comincia a preparare le camionette. Andiamo a prendere il bar a Caracciolo. Beh, Giulietto Chiesa potrebbe mettere a disposizione Pandora. Per esempio. Quindi Giulietto Chiesa, bar. Ce le abbiamo le cose, noi crediamo di allora, avere. Dobbiamo riunire. Allora, noi come associazioni, no, che stiamo lavorando per connettere le nostre parti interne scisse, e anche il fondo, che sono lo specchio della società scissa, dobbiamo fare questo lavoro da collante, aiutare voi a riunirsi. No, ma ci sono tanti gruppi, tanti movimenti, tante associazioni, tante iniziative, solamente che la maggior parte di esse ignora il vicino. Questo è il problema, perché ognuno pensa di esserci solo lui. Allora Daniele, la disoccupazione tecnologica, allora, la disoccupazione tecnologica deriva dal fatto, cioè vediamone un aspetto, che una risorsa, se risulta scarsa, per esempio il lavoro, o meglio costosa, se possibile, viene sostituita attraverso una organizzazione tecnologica che a parità di produzione richiede la stessa quantità di, una minore quantità di lavoro, e se il risparmio di questa risorsa è di più in termini monetari del costo della tecnologia che è stata introdotta, è conveniente. Questo ha fatto la differenza fra i paesi a democrazie industriali, che c'erano i sindacati, quindi i salari erano alti, perciò era più conveniente sostituire i lavoratori con le macchine, e quindi questi hanno avuto progresso tecnologico, sono diventati sempre più efficienti. Dove non c'era democrazia, non c'erano i sindacati, i salari erano bassi ed era meno conveniente introdurre questa tecnologia. Allora, che cosa succede? Che il progresso tecnologico naturale significa che io parto da un aumento di salari, sostituisco lavoratori e quindi mi trovo a parità di prodotto meno lavoratori con alti salari. A quel punto questi lavoratori con alti salari domandano più cose perché hanno più salario, e quindi ricostituisco in parte la disoccupazione che ho creato, ma è in parte, perché non avrebbe senso che il processo si autoalimentasse, quindi c'è una parte di disoccupazione tecnologica. Allora io o intervengo dall'esterno con la spesa pubblica a sostegno dei redditi e quindi recupero la disoccupazione, perché se prima 100 operai mi producevano 1000 e adesso 50 operai mi producono 1000, per avere bisogno di nuovo di 100 operai devo dover produrre 2000, ma produrrò 2000 se la domanda raddoppierà, e quindi devo far crescere i redditi. Quindi la prima cosa che va detta è che è vero che la crescita dei redditi determina l'introduzione tecnologica che fa abbassare l'occupazione, ma è anche vero che la crescita dei redditi sostiene la domanda, e conseguentemente se c'è una diversificazione produttiva, quello che non si produce più in quel settore che ha visto l'introduzione della nuova tecnologia, si produce da un'altra parte perché ci sono nuovi bisogni, nuovi prodotti, eccetera. Questo implica che ci sia un continuo aumento della domanda, se no è chiaro che ci sarà un continuo aumento della disoccupazione. Oggi qual è il problema? Che è chiaro che sempre meno persone lavoreranno nel comparto manifatturiero e in quello nella produzione di beni materiali, che sarà quello a più alta redditività, ma è anche chiaro che dobbiamo produrre gli altri beni e servizi, che saranno sempre di più, dove l'elemento umano è più difficile da sostituire, perché parliamo dell'arte, parliamo della cura delle persone, parliamo della cura dell'ambiente, dove è maggiore la intensità di lavoro. Quindi è l'armonizzazione della società la risposta a questa domanda. Non so se è stata sufficiente. Ok. Mi collego quindi, visto che ho accennato, alla questione della prima domanda di Alessandro dei sindacati. Allora, anche qui devo essere veloce. Allora, finché i sindacati hanno voluto e potuto difendere i livelli salariali, ed erano essi stessi
che ne beneficiavano indirettamente, perché quando aumentavano i salari aumentavano anche loro, perché i loro salari erano agganciati a quelli dei lavoratori, le cose sono andate in un certo modo. Poi c'è stata la reazione neoconservatrice, la Thatcher che voleva distruggere le union, i nostri che si sono fatti corrompere, eccetera eccetera, in America Reagan. Adesso sarebbe troppo lungo entrare nel dettaglio. Quello che è importante è che a un certo punto gli stipendi dei sindacalisti sono diventati indipendenti da quelli dei lavoratori, per cui non avevano più l'incentivo a far crescere i salari. A quel punto i sindacati negli anni 80 e 90, di fronte al problema della flessibilità, invece di chiedere più salario in cambio di flessibilità, di maggiore flessibilità, perché era necessario introdurla, sono buttati invece sullo scambio tra flessibilità e occupazione. Perché si sono buttati sullo scambio fra flessibilità e occupazione? Perché i sindacati e la Confindustria, col discorso dell'occupazione, si sono andati a mangiare la grande torta della formazione. Quindi agganciare l'introduzione di flessibilità alla spartizione della torta della formazione ha staccato i sindacati dalla loro funzione storica. Questo è successo, questo è stato il problema. Quindi a quei tempi che ero direttore generale del Ministero del Lavoro dicevo: agganciamo, scambiamo flessibilità con salario, perché questo renderà più conveniente per l'impresa di sistemare questi ragazzi. Invece se noi diciamo facciamo lo scambio fra flessibilità e occupazione, eccetera, alla fine hanno dato i posti dei funzionari di carriera ai sindacalisti, che hanno fatto un disastro, adesso li stanno dando ai professori della Bocconi, che sarà un disastro ancora maggiore. Non è questa la soluzione. Andiamo avanti. Valore della moneta, dunque adesso non mi ricordo bene la domanda di Rosa. Il problema, Rosa, vedi, e questo mi sembra che c'era anche in un'altra domanda, è: la moneta non ha un valore in sé, la moneta vale in quanto dall'altra parte può comprare beni e servizi, quindi il nesso causale va dall'approntamento, dalla presenza, dalla possibilità che ci siano questi beni e questi servizi a moneta. Di moneta ne puoi immettere quanta ne vuoi nel sistema, quello che conta è che ci siano i beni e i servizi. Quando arrivarono l'oro e l'argento nel XVI secolo dall'America, furono monetati, quindi erano belle monete d'oro, belle monete d'argento, ma non c'erano i prodotti, perché le capacità produttive dell'umanità a quei tempi erano arretrate e quindi tutti volevano comprare i prodotti, ma la moneta era buona, ma il prodotto mancava e quindi c'è stata l'inflazione, cioè la svalutazione della moneta. Non so se è chiara la risposta. Seconda domanda di Alessandro, che si collega con quella di Paola sul Movimento 5 Stelle, che si collega con quella di Giorgio su Tsipras e Varoufakis, che si collega con quella di Attilia sul discorso dell'economia italiana. Allora, in generale, è inutile che andiamo a chiedere soluzioni del problema alle attuali classi dirigenti europee o nazionali, perché loro sono il problema, loro l'hanno generato, noi lo dobbiamo risolvere. Questo è il punto, questo è il punto, questa è la questione fondamentale. Allora, il Movimento 5 Stelle deve chiarire da che parte sta, se è quello che noi abbiamo votato e votiamo perché vadano a cambiare il paese, adesso a prescindere dalla trappola della questione morale, che è un altro discorso, perché ovviamente c'è anche la questione morale, ma il problema è questo, cioè sono lì come Tsipras, come Varoufakis, che invece sicuramente no, per risolvere il problema, cioè rappresentano un livello di coscienza superiore che serve a risolvere il problema, o stanno lì per controllare che non si faccia niente? Questo è il problema dei problemi, ovviamente. Vedremo cosa faranno e cosa non faranno, questo è il punto, non so se penso di avere risposto. Nello specifico, Tsipras e Varoufakis, sì, si sono presi delle responsabilità, però se Varoufakis voleva portare il suo paese fuori dall'euro, doveva prepararlo, ok, dice andiamo fuori dall'euro e poi dopo Draghi chiude i rubinetti degli euro alle banche e la gente va ai bancomat, non ci sono i soldi, scoppia il casino. Doveva già essere introdotta una valuta nazionale, una valuta alternativa.
Quindi, perché l'ho collegato con la domanda di Attilia, com'è l'economia italiana? No, l'economia italiana ha questi aspetti di vitalità, di produzione. Adesso non mi ricordo esattamente, Attilia, che cosa volevi dire. Quali possono essere i principi che ci possono far dire questa economia è una buona economia? Quando tu non trovi più i prodotti e i servizi che cerchi, non è una buona economia. Quando trovi i prodotti e i servizi che cerchi, è una buona economia. Poi bisogna vedere le sostenibilità, eccetera, eccetera. Questo è, se per esempio tu svaluti la tua moneta, ti costa di più importare e sei incentivato a produrre al tuo interno, no? Questo è quello che dice Bagnai e ha ragione, è vero. Il problema è che non è che ti alzi la mattina e dici esco dall'euro, perché un conto, io faccio sempre, infatti ho scritto una cosa scherzosa a Bagnai che si chiamava il trasloco dell'euro, no? Cioè ad esempio due persone, due coniugi, facevo l'esempio, a un certo punto i figli si sono sposati e loro sono rimasti a pagare l'affitto in una casa grande, dice, ma no, prendiamoci una casa più piccola. Allora quella è la decisione di uscire dall'euro, è prendiamo la moneta che ci serve, e lì siamo tutti d'accordo. Ma tra decidere cambiamo casa e trovare l'altra casa, disfarsi di questa, fare il trasloco, eccetera, ecco, quella è la differenza. Perché per me l'errore dei professori di università puri, che io sono impuro, è quello di confondere la realtà, che è molto più complessa, con la teoria, che può essere molto semplificata. Quindi è chiaro che noi guadagneremo a uscire dall'euro, però per esempio, per venire alla tua di domanda, dobbiamo poi negoziare le parità, perché dice noi usciamo dall'euro, svalutiamo la lira, abbiamo un vantaggio comparativo, capirai. Con le nostre capacità e con una moneta svalutata esportiamo come matti, e il vincolo estero, cioè l'importazione per esempio di idrocarburi, e in valore è rimasta quella di 30 anni fa. 30 anni fa io mi ricordo quando entrai al Ministero del Bilancio alla fine degli anni 70, il problema era che l'Italia cresceva troppo. Cioè, oddio, stiamo superando il 3,5% col PIL, bisogna frenare, perché se no dobbiamo importare troppi idrocarburi, non ce la facciamo, perché aumentava la domanda di elettricità, aumentava la domanda di tutto, no? Ma allora la quantità di idrocarburi che importavamo pesava sul PIL, praticamente era un 25% del PIL, quindi era un macello. Oggi non è il 25% del PIL, è rimasto 60 miliardi, cioè il 3% del PIL. Capito qual è il discorso? Ecco. La banca etica, allora, la banca etica è una buona cosa e un palliativo. Perché? Perché è tutta l'economia che deve funzionare, non è che noi facciamo come fanno le grandi società, le grandi multinazionali del mondo, che fanno le devastazioni, i genocidi e poi vanno a fare le opere filantropiche per ripulirsi la coscienza e far vedere quanto sono bravi e quanto sono buoni. Etico, tutto deve essere etico, non solo una cosa. Ovviamente in un disastro generale, se ci sono dei finanziamenti a cose più etiche, non guasta, sia chiaro. Però io non accetto la soluzione filantropica, il crowdfunding, eccetera. Tutte le attività socialmente necessarie devono trovare finanziamento, non solo quelle che piacciono a Bill Gates o a chi per lui, insomma. Dunque, Anna, qual è il problema? Ma non mi ricordo qual è il problema. Scusa, Anna, dove sei? Tu dicevi che praticamente ci sono beni e servizi, c'è il lavoro, eccetera. Ah, sì, scusa. Allora, ti rispondo con una parte, ma che è così. Oggi l'umanità dispone di tecniche per produrre energia a costo zero. Il prezzo è zero, i costi possono addirittura essere negativi, guarda il discorso dei rifiuti, eccetera, eccetera, con le nuove tecnologie, non le vecchie, per carità, che sono inquinanti, quelle nuove non lo sono.
però cambi il mondo. Primo, di che tipo di impresa abbiamo bisogno? Non è per produrre questa energia, non è un'impresa capitalistica, perché se non c'è profitto, non c'è prezzo, non c'è costo, deve essere della gente motivata socialmente a produrre energia che serve ai cittadini, per dire, no? Quindi gli paghiamo lo stipendio, quello che sia, e poi devono farlo. Allora, le vecchie tecnologie, prendi ad esempio tutto il comparto dei trasporti, no? Rimangono lì perché ci sono gli interessi, ma non a inquinare, ci sono gli interessi a che si vendano i carburanti. Ad esempio nel cracking del barile, la benzina è l'ultimo sottoprodotto, quello che non serve più a niente, se non a metterlo nelle macchine per andare. Conseguentemente tu hai una grande perdita dalla lavorazione del greggio, se via via che escono i prodotti più nobili, i gasoli, i grassi, le vaselline, tutte queste robe qua, poi alla fine ti trovi con sta benzina che la dovresti buttare se le macchine non andassero a benzina, ecco perché le macchine vanno ancora a benzina. Noi dobbiamo uscire da questa logica, ma usciamo da questa logica nel momento in cui l'obiettivo è il benessere sociale. A quel punto inquineremo di meno, consumeremo meglio, eccetera. Ci sono resistenze, certo, i vecchi interessi che non vogliono cambiare, neanche se cambiando potrebbero guadagnare di più, perché non vogliono toccare la loro parte di benefici e di vantaggi. Quindi è chiaro che bisogna vincere quelle resistenze. Torniamo sempre al discorso della volontà politica, della coscienza e della consapevolezza, necessariamente. Allora, Jacopo ho già detto, ma ribadisco perché è un concetto fondamentale, anche perché si collega un po' con una parte di una delle domande di Rufina che ne ha fatte due. Cioè, io credo nella possibilità che una volta cambiate le classi dirigenti, in Europa ci si metta intorno a un tavolo a ragionare, non adesso mi faccio gli interessi miei, ti frega a te, poi se no ti faccio la guerra o tu fai la guerra a me, ma nel senso, in una logica confederale, il trattato di Westfalia, che siamo tutti sovrani, riconosciamo la sovranità dell'altro e ci veniamo incontro per vedere di risolvere i problemi. Questa è un'Europa che può funzionare, non sono gli Stati Uniti d'Europa, non è l'Unione Europea, è una confederazione di stati sovrani che si rispettano, cioè che intendono la propria sovranità non come un andare poi ad aggredire gli altri per imporsi, ma un accettare gli altri ed essere accettati dagli altri. È un cambiamento di paradigma. Ripeto, il riferimento è la logica del trattato di Westfalia. Diversamente da questo è chiaro che allora adesso faccio le scarpe ai francesi, no? I francesi fanno le scarpe a me, allora io distruggo quella, lui distrugge quell'altro, è chiaro che dopo diventa un'escalation di violenza che non conviene a nessuno. Allora, il discorso della delocalizzazione, che in qualche modo si collega con l'altra domanda di Rufina, allora il problema è questo: noi dobbiamo ripartire dall'economia reale, che vuol dire, per esempio, se noi sul territorio introduciamo una moneta locale perché siamo tutti disoccupati, ma sappiamo tutti produrre qualcosa e il costo di produzione di questo qualcosa è superiore al prezzo che c'è sul mercato internazionale, noi invece produciamo, massimizziamo la produzione, poi una volta appagata la domanda interna esportiamo l'eccedenza, ma siccome un'eccedenza il prezzo è arbitrario, può essere il prezzo internazionale, ridiventiamo competitivi. Questo è un modello alternativo a quello capitalistico. Quello capitalistico che dice che devi ridurre i costi, perché in una logica di costi comparati, ovvero avendo come riferimento il prezzo internazionale, più riduci i tuoi costi più sei competitivo, quindi distruggi l'economia interna per avere un vantaggio esterno, ovviamente non va bene. Invece il modello non capitalistico dice no, massimizzi la produzione interna, crei la piena occupazione, poi una volta saturato il mercato, cioè la domanda dei cittadini, dei consumatori eccetera, esporti l'eccedenza, quindi sei competitivo sul piano internazionale, ma perché l'eccedenza a te non serve, e con quella moneta internazionale che guadagni dalla esportazione delle eccedenze
compri i prodotti che non è il caso che produci al tuo interno perché non sei capace a farlo. Questo è il discorso. E ovviamente in tutto ciò l'artigianato e via dicendo si recupera, eccetera, perché ciascun paese farà valere le proprie capacità. Qui in Italia ne abbiamo tante, notoriamente. Ultima domanda, mi pare, è quella di Simone. Allora, è chiaro che in teoria ci si deve poter difendere, no? Cioè non è che uno si deve disarmare a priori sapendo che c'è qualcun altro che si approfitta del fatto che sei disarmato, però nei nostri sistemi l'uso della violenza è diciamo una prerogativa dello Stato. E perché c'è lo Stato? Perché i cittadini non sono pronti per non usare la violenza. Quindi nel momento in cui noi saremo tutti, avremo fatto il nostro cammino umano e saremo in grado di vivere senza violenza, probabilmente potremo fare anche a meno dello Stato e del monopolio della stessa violenza. Oggi il problema che tu sollevi è serio, secondo me, perché ci si deve poter difendere. E quindi adesso non so che cosa tu abbia in mente, però sicuramente diciamo il principio giusto è quello della legittima difesa. Io per esempio, per quello che è successo in questi decenni, sarei ben contento che ci fosse un nuovo tribunale di Norimberga per giudicare questi crimini contro l'umanità che sono andati sotto le categorie della disoccupazione, della disperazione, dei suicidi economici e quant'altro, per porre fine a questo scempio.